Poracci, insomma, il Nintendo Indie World, la trasmissione dedicata alle piccole produzioni indipendenti, si è appena conclusa e dopo averla seguita con voi in live, direi che è il caso di tirare le somme dell'evento. Non vi nascondo che sono rimasto parecchio amareggiato dallo svolgimento dello stream, ma secondo me non è da bocciare a prescindere, soprattutto in ottica delle future mosse di Nintendo. Prima di vedere pregi e difetti della conferenza appena terminata, mi raccomando, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Guardate, può essere anche la peggior stream di sempre, ma se anche per un secondo parlano di Silksong, già quello vale il prezzo del biglietto, che tra l'altro il prezzo è gratis perché non costa nulla. Partendo con queste aspettative, per forza di cose sono rimasto deluso dai titoli presentati durante questo Indie World. Un po' è colpa delle mie aspettative eccessivamente irrealistiche. Dall'altra però, Nintendo continua a proporre eventi che si svolgono sempre e comunque col freno a mano. La qualità media dei titoli della rassegna sembra molto alta e ci sono diversi giochi che hanno catturato la mia attenzione. Vibrazioni super positive per Hades, che si porta appresso tutto lo stile inconfondibile di Supergiant Games, studio che in passato ha sfornato due gemme indie del calibro di Bastion e Transistor. Stesso discorso per Raji, opera prima di Nodding Head Games, che grazie a un'iconografia raramente sfruttata a dovere nel mondo dei videogiochi, ha tutte le potenzialità per diventare un action adventure di alto livello. Così come l'annuncio di produzioni importanti come Subnautica e il suo seguito Below Zero, ma anche Torchlight 3 e Haven, non può che rendere felici i possessori Switch, che non saranno costretti a rivolgersi verso altri lidi per poter provare questi titoli. E sebbene non sia mancata di certo la varietà nei giochi proposti, anche se curiosamente spicca una particolare attenzione verso i gestionali, a dispiacere innanzitutto il fatto che si tratti di titoli già noti al grande pubblico, molti dei quali sono stati già portati in Early Access su PC. Il primo difetto di questo Indie World, insomma, per me è la mancanza del fattore novità, quell'annuncio a sorpresa che potesse destare l'attenzione del pubblico. E se proprio non c'era occasione di mostrare in anteprima qualche indie, beh, a maggior ragione, Nintendo avrebbe dovuto puntare su qualche produzione lasciata in ballo dagli annunci precedenti. Sarebbe bastato veramente poco per alzare la percezione di qualità, mostrando qualche nuova informazione di Silksong, o Little Nightmares 2, o perché no, Baldo, la cui uscita è ancora prevista per l'estate del 2020. Purtroppo così non è stato, e in questo secondo me l'Indie World è stato anche peggiore del Partner Showcase che, se non altro, nonostante tutti i suoi difetti, aveva lasciato il giusto spazio a due annunci di un certo peso, ovvero la remastered di Nocturne e un nuovo trailer di Shin Megami Tensei 5. E questo è un gran bel peccato perché, come ho già detto, non solo i titoli interessanti ci sono stati, ma in generale la presentazione ha avuto un buon ritmo e anche delle release immediate e inaspettate. È mancato però quel titolo dalla pill universale in grado di emozionare tutti quanti i giocatori, al di là delle loro preferenze ludiche. E per me poi è proprio imperdonabile riservare lo spazio più importante, il finale, all'annuncio di un DLC gratuito e alla release fisica di Untitled Goose Game. Sì, va bene che stiamo parlando di uno dei giochi indie più importanti dello scorso anno, ma mi sembra un contentino arrivato veramente fuori tempo massimo. In generale continuo a pensare che tutta l'industria videoludica sia in un grandissimo stato di confusione generale, e questo è stato un evento tappabuchi pensato esclusivamente per non far passare un altro mese intero senza stuzzicare le aspettative dei fan. Se Sony e Microsoft, a 3 mesi dall'uscita della next gen, ancora non hanno annunciato il prezzo ufficiale delle loro console né la data di uscita, anche Nintendo sta temporeggiando, e forse non nel migliore dei modi. Facile prevedere una reazione estremamente negativa nei confronti di un indie world del genere, ma forse alla grande N interessa più che altro catalizzare l'attenzione su di sé, poco importa che sia di segno negativo. Sono sempre più convinto però che tutto questo teasing abbia la finalità di preparare l'utenza a un settembre ricco di annunci e avvenimenti. Tutto l'hype che si è generato intorno a Nintendo non può risolversi in un nulla di fatto, non ora che la Switch è in una fase cruciale del suo ciclo vitale. Quindi per me il Poro Predict rimane ancora valido. Preparatevi per un settembre ricco di novità e eventi di spessore. Tra l'altro, come qualcuno ha suggerito in chat, non è poi così assurdo pensare a una costellazione di eventi minori.
tipo Partner Showcase, dove verranno mostrati ad esempio tutti i progetti relativi a No More Heroes, la remastered di Killer7, i vari big tra gli indie che sono mancati oggi all'appello e i DLC di Smash e Pokémon, lasciando i festeggiamenti dedicati a Mario o come trailer a sé stante oppure come momento culminante di un Direct Mini. Era giusto pretendere di più, ma poteva andare anche molto peggio e all'orizzonte si intravede un po' di speranza. E voi poracci cosa ne pensate? Siete rimasti delusi o tutto sommato vi ritenete soddisfatti? Ancora una volta vi ringrazio enormemente per aver preso parte alla live sul sito Viola, è stata un'esperienza unica e speriamo di ripeterla al più presto, anche perché ora devo fare 100 flessioni. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle Poro notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, Poro Gang, ciao!